Siamo nel Centro di Studi e Tecnologie Avanzate dell'Università di Chieti con il professor Stupia e qui è il laboratorio dove è stato sequenziato il virus, il caso Omicron che è stato riscontrato su questo 52enne di Chieti. Naturalmente la preoccupazione c'è, a lei la prima cosa che chiediamo è intanto come sta andando avanti il tracciamento, cioè è vero che questa persona ha contratto questo Omicron fuori dall'Abruzzo e quali sono gli sviluppi che adesso ci attendono? È molto probabile che l'abbia contratto fuori perché non avevamo altri casi di Omicron in regione, perché noi la stiamo cercando da settimane con molta capillarità. Quindi è probabile che l'abbia preso fuori, dopodiché c'è in questo momento poco da preoccuparsi, il paziente sta bene, non sembra che ci siano focolai, abbiamo altri 3 o 4 casi sospetti che stiamo analizzando, ma al momento parliamo ancora di casi rari sul territorio. I prossimi passi saranno naturalmente orientati a capire come evolve, come se c'è una mutazione di questo virus. Omicron è sicuramente molto infettiva, però ci sono dei report che dicono che probabilmente è meno aggressiva a livello polmonare. Lo potremo sapere quando avremo migliaia di casi, non dimentichiamo che le casistiche per adesso vengono da regioni del mondo a bassa percentuale di vaccinazioni. Quindi dovremo vedere come si comporta su un territorio come il nostro che ha invece l'86% di vaccinati. Anche per tranquillizzare la popolazione ci sono altri casi sospetti, come si procederà con loro? Li sequenziamo, ma parliamo intanto tutti di casi non gravi perché nessuno di questi è ospedalizzato. Probabilmente sono tutti asintomatici, sono indipendenti uno dall'altro, del resto insomma è arrivato in tutta Europa, Omicron ce l'aspettavamo, ma stiamo controllando la situazione bene. Mi preoccupa più quello che sta facendo la Delta in questo momento rispetto a quello che sta facendo Omicron. Le solite raccomandazioni, perché c'è un po' di paura per questo Omicron? No, è sempre lo stesso, mascherina a questo punto anche all'aperto, igienizzarsi le mani ogni volta che si rientra a casa, stare attenti, mantenere il distanziamento sociale, quello che abbiamo imparato in 2 anni, non è che ci sono misure particolari verso l'Omicron piuttosto che verso l'Alfa o la Delta, semplicemente un po' di buon senso in modo da poter passare serenamente il periodo natalizio. Ieri ci sono stati i dati dell'Abruzzo più preoccupanti degli ultimi tempi, parliamo invece di quello che è il contagio, di come sta avanzando. Sì, quella è la Delta che invece è preoccupante, nel senso che i contagi sono aumentati moltissimo, noi adesso siamo oltre il 10% di positivi e questo è il dato veramente allarmante più della Omicron.